Buongiorno ragazzi, oggi iniziamo a parlare di uno stato molto affascinante, secondo me europeo, che è appunto la Grecia. Allora, come possiamo notare, la Grecia, dalla cartina che vi ho messo nella parte destra del video, è uno stato veramente frastagliato. Il suo territorio si compone di tantissime isole, circa 2000. Una parte invece di territorio è continentale e poi gran parte del suo territorio è dominato dalle penisole. La penisola quindi del Peloponneso, la penisola ad esempio della Calcide e per il resto tantissime isole, circa 2000. Questo territorio confina ovviamente a nord con l'Albania, la Macedonia, la Bulgaria, ad est con la Turchia ed è immerso nel Mar Mediterraneo. Il Mar Mediterraneo che però si divide, possiamo dire, in diversi tipi di mare, come ad esempio appunto il Mar Ionio, il Mar Egeo, che è appunto questo mare tra Turchia e Grecia. E sotto appunto il grande Mar Mediterraneo. Le coste sono per la maggior parte, come vedete, frastagliate e per quanto riguarda il territorio, è prevalentemente montuoso, lo vedete, quali sono le catene montuose principali? Qui, quindi a confine con la Bulgaria, abbiamo i Rodopi. Abbiamo sicuramente la catena montuosa forse più famosa, più importante, il Pindro, e tra le cime più note sicuramente il Monte Olimpo, 2917 metri, famoso chiaramente perché nei miti greci si pensava fosse la sede degli dei, proprio perché questa immagine bellissima si nota, ha una punta molto aguzza e spesso le nuvole rimangono sotto rispetto alla cima e quindi si pensava che fosse luogo, ovviamente il Monte Olimpo, come voi sapete, della casa degli dei. Un altro monte legato al mito è sempre alto, è sicuramente il Parnaso. Si pensava appunto che a 2457 metri si pensava che sul Parnaso vivessero le muse. Quindi queste donne meravigliose dedite alle arti. Come voi potrete notare, la lezione di oggi sarà un continuo riferimento al mito e alla storia greca perché è inevitabile. La Grecia è stata la patria di una delle civiltà più affascinanti, più belle di tutta l'umanità. Quindi questi riferimenti al miti, all'arte, alla storia saranno molto presenti. Le pianure più importanti sono sicuramente la pianura della Tessaglia, scusate, qua al centro, e in parte la pianura della Macedonia nel nord, che è qui. Ricordo che la Macedonia è sì uno stato indipendente, ma con lo stesso nome si nomina anche una regione che fa parte della Grecia, ok? Quindi una regione che fa parte della Grecia si chiama proprio Macedonia, come anche lo stato che confina a nord. Abbiamo già parlato delle penisole, quindi la penisola del Peloponneso e la penisola Calcidica sono quelle più importanti e adesso vorrei soffermarmi un attimo sui fiumi. Come vedete, i fiumi sono abbastanza numerosi e hanno dei nomi particolarissimi, comunque quello che vorrei che voi ricordaste è l'Aliakamon, penso si pronunci, che è questo, e l'altro fiume importante, la Maritsa, che è questo, Maritsa, Marica, non mi ricordo come si pronuncia, che divide appunto la Grecia dalla Turchia, ma tantissimi altri sono i fiumi, il fiume Alfeo, il fiume Eurota, sono fiumi più piccoli però legati ad episodi storici che poi studierete voi alle superiori. Il lago che vorrei ricordaste è sicuramente questo, il lago Prespa, che è a confine tra Macedonia, Albania e ovviamente la nostra Grecia. In realtà il lago più grande della Grecia non è qui, è il Triconida che non è inserito in questa cartina, comunque è adesso appena
si muove la dovrebbe essere più o meno qui, in questa zona. Adesso ci soffermiamo un attimo su quelle che sono le isole principali e i gruppi di isole più importanti. Allora, come voi potete vedere, le isole greche sono più di 2000 e si dividono in diversi arcipelaghi. Allora, l'arcipelago più importante è questo, sicuramente più affacciato, diciamo, verso il nostro mare, cioè le isole ioniche. Quando si parla di isole ioniche si fa riferimento a queste isole. Abbiamo Corfù, abbiamo quella che è stata identificata come Itaca, vedete qua, quindi probabilmente la patria in cui è stato ambientato il poema epico appunto dell'Odissea, la casa di Ulisse, Cefalonia, Zante. Vi faccio vedere solo alcune. Questa è la bellissima spiaggia di Zante. Meravigliosa, oggi, oggi si chiama Zante, al tempo si chiamava Zacinto, dove è presente un relitto, vedete, una barca abbandonata che rimane sempre sulla spiaggia. Meravigliosa, guardate che mare. Poi abbiamo invece le isole Sporadi, che si dividono in isole Sporidi settentrionali, che sono tutte queste, Lemno, Lesmo, Samotracia, le isole Sporadi meridionali, che sono queste. Poi abbiamo le isole Cicladi, che sono quelle di fronte sostanzialmente ad Atene, per farci capire, e le isole del Dodecaneso. Quindi sono questi i cinque, scusate, arcipelaghi che contengono ciascuno una grandissima quantità di isole. E ovviamente l'isola di Creta, meravigliosa, questa vi ho messo la foto in alto. Ovviamente Creta è legata al mito, perché? Perché si pensava che appunto qui abitasse Raminosse e il famoso Minotauro. Questa è l'isola meravigliosa di Santorini, che è sopra a Creta, è quest'isola, famosissima perché è una meta turistica importante, come in realtà tutte le isole della Grecia, però ce ne sono alcune più turistiche di altre. Sicuramente questa è turistica, meravigliosa, tutta bianca, con un mare stupendo, legata anche a una storia particolare che però vi svelerò dopo. Ricordate quindi alcune di queste isole che poi rivedrete in storia quando studierete alle superiori. Oggi parliamo appunto anche della parte storica greca che è veramente affascinante. Allora, nel 3000 avanti Cristo, quindi voi pensate 3000 anni avanti Cristo, cioè 5000 anni fa, praticamente nasce una civiltà importantissima nella isola di Creta, quindi in quest'isola qua, nasce una civiltà chiamata civiltà cretese o minoica. Il nome di civiltà minoica deriva proprio da Minosse, questo re leggendario, che non sappiamo se sia esistito o meno, che dà il nome a questa civiltà. Era una civiltà particolare perché era organizzata non in città, ma in palazzi. C'erano dei palazzi giganteschi come questo ricostruito che erano talmente tanto vasti che erano essi stessi la città, in cui c'erano delle stanze del potere, possiamo dire, delle biblioteche, degli archivi, delle zone dove si commerciava, le stanze ovviamente del re. Zone dove si vendevano prodotti, cioè tutto all'interno di questo grande palazzo. Questa civiltà dura circa 1500 anni, dal 3000 a.C. fino al 1500 a.C. Perché questa data? Perché circa nel 1500 a.C. c'è un'eruzione di un vulcano nell'isola di Santorini, che è appunto più o meno qui. Ok, quella che abbiamo visto prima, che al tempo si chiamava Isola di Tera, oggi Santorini, esplode talmente, fa un'eruzione gigantesca, che parte dell'isola viene sotterrata dalle acque. Infatti, se voi vedete la cartina di Santorini, vi rendete conto che è divisa in due, c'è un buco in mezzo in cui c'era questo vulcano che per un'esplosione talmente forte poi sprofonda sottoterra. Santorini faceva. Oltre ad essere vicinissima a Creta, era proprio un insediamento cretese. Sta di fatto che questo indebolisce tantissimo, probabilmente questa eruzione provoca dei crolli dei palazzi, indebolisce tantissimo la civiltà che da lì a poco tramonterà. Questo episodio, avvenuto realmente, di questa
eruzione fortissima e del fatto che gran parte del territorio vada sott'acqua ha ispirato probabilmente Platone, colui che poi racconterà il mito della città di Atlantide, di questa città che vive ancora sotto l'acqua. Penso e spero che voi conosciate questo mito, e viene proprio da un fatto storico realmente accaduto, come spesso capita con i miti. Questa è un'immagine del palazzo di Cnosso, perché degli archeologi sono andati due secoli fa, sono nell'Ottocento, a scavare per vedere se effettivamente questo labirinto del Minotauro ci fosse. Hanno trovato un palazzo a Cnosso meraviglioso. Guardate gli affreschi, siamo circa 3000 anni fa, ragazzi, gli affreschi dei delfini, una serie di altri affreschi, e un palazzo enorme che appunto era uno di questi palazzi in cui era sviluppata la civiltà minoica creta. Dopo l'eruzione del Tera di Santorini e quindi il declino della civiltà minoica, si sviluppa un'altra civiltà importante, la civiltà micenea, che si sviluppa nelle città appunto di Micene e di Tirinto. Queste città, che invece erano appunto situate qui, quindi non su un'isola ma sulla terraferma, sviluppano una civiltà importantissima, la civiltà micenea, che riesce a sconfiggere la civiltà di prima, cretese, anche perché ormai era al collasso. Era una civiltà diversa, una civiltà dedita al commercio, di cui noi abbiamo tante testimonianze artistiche. Forse la più importante è questa, la maschera di Agamennone. Si pensava fosse la maschera funeraria del mitico re Agamennone, quindi il fratello di Menelao che noi troviamo nei poemi epici. Ovviamente probabilmente non sarà così, ma è una maschera però antichissima, d'oro, pestata, che dimostra ancora una volta quanto queste civiltà, seppure siamo nel 1500 anni prima di Cristo, fossero sviluppatissime. Dopo il declino di quest'ultima civiltà micenea abbiamo un periodo che viene chiamato Medioevo ellenico, perché c'è sostanzialmente un decadimento della civiltà. Noi non riusciamo a trovare praticamente nessun tipo di reperto, quindi si ipotizza che ci siano dei secoli bui. Dovuti a che cosa? Gli storici si interrogano: all'invasione di popoli da nord, a dei terremoti, perché quest'area è fortemente sismica, non si sa. Si sa che successivamente si ha una rinascita e finalmente iniziano a formarsi le prime città-stato. In Grecia iniziano a formarsi quindi la città di Atene, di Sparta, di Corinto, di Tebe, di Mileto, eccetera. Sono città-stato. Cosa vuol dire? Città autonome. Non si crea uno stato forte, un impero, ma ogni città è autonoma, indipendente dall'altra, ha le proprie leggi, ha le proprie scuole, ha una lingua leggermente diversa dall'altra perché ci sono tanti dialetti, ha un proprio esercito. E si sviluppa una società incredibile, meravigliosa, di cui noi abbiamo tracce artistiche ancora oggi. E nell'ottavo, quinto secolo avanti Cristo, la Grecia, le città greche, meglio dire, iniziano a colonizzare, a creare delle città e delle colonie attorno, vedete, a tutto il Mediterraneo e al Mar Nero. Creano proprio delle città. Le colonie greche, ogni città creava le sue colonie. Faccio un esempio: Atene creava le proprie colonie, che erano poi delle città in altri luoghi, sorti per motivi, poi vedremo, sia commerciali sia per spostare la popolazione che non ci stava più in patria, e Sparta creerà le proprie città, ad esempio. Una città creata da Sparta in Italia, ad esempio Taranto, è una colonia spartana. Tante invece sono le colonie ateniesi, come ad esempio appunto Siracusa. Quindi viene creata una serie di città greche all'interno del Mediterraneo e nasce la meravigliosa Magna Grecia. Che cos'è la Magna Grecia? È l'area della penisola italiana del sud che fu colonizzata dai greci. Guardiamo alcune città, proprio per dirvi: Napoli viene fondata dai greci, tant'è che il suo nome deriva da Neapolis, nuova città. Taranto, vi ho già detto, colonia spartana, quindi creata dalla città di Sparta. Metaponto, Eraclea, Crotone, di cui noi abbiamo la testimonianza a capocolonna di uno dei tempi greci.
soprattutto Agrigentum in Sicilia, dove abbiamo ancora questi resti, vi auguro di andarli a vedere prima o poi nella vostra vita, di un tempio greco proprio ad Agrigento. Ma bellissima anche Segesta, dove è rimasta in Sicilia, dove è rimasto ad esempio un tempio intatto che si può andare a vedere, così come a Selinunte ci sono ancora dei resti della Magna Grecia. Vi dico insomma i posti dove sono state, quindi posso consigliarvi, così come Taranto anche ha un museo archeologico in cui si possono notare questi bellissimi reperti. Comunque non solo in Italia, ma ovunque le città greche creano le proprie colonie che poi diventano degli empori, fino a che sostanzialmente due città più importanti in Grecia si svilupparono e poi si scontreranno. Una è Sparta, che è appunto nel Peloponneso, eccola qui, e l'altra è Atene. Atene ancora oggi è la capitale della Grecia, quindi una città ben visibile. Sparta, se voi oggi andate, ha pochissimi resti, è una zona di campagna in cui voi non troverete nulla. Queste due città si affermano nel VI secolo avanti Cristo sulle altre, e sono molto diverse. Allora, Sparta è una civiltà guerriera. Non avrei voglia di raccontarvi tante cose, ma vi dico solo questo. Era talmente una civiltà guerriera che aveva un sistema educativo, possiamo dire scolastico, particolare. I bambini, quando compivano i 7 anni, i bambini e anche le bambine, venivano presi sostanzialmente dalle famiglie e portati diversi anni a partecipare alla agogè. Cos'era la Gugè? Era il sistema per educare i bambini. Come li educavano? Loro dai 7 fino a, se non ricordo male, ai 20-25 anni venivano tolti dalla famiglia e vivevano in comune. Quindi mangiavano insieme agli altri bambini, dormivano insieme agli altri bambini e l'obiettivo era creare dei guerrieri importanti. Quindi per creare questi guerrieri c'erano diverse prove che dovevano affrontare. Una di queste, la più famosa e forse la più allucinante, la crupteia, consisteva nel prendere un bambino, non mi ricordo l'età, comunque sui 12 anni, metterlo nel bosco e far sì che lui sopravvivesse da solo. Superata questa prova, e voi dite per quanto, un giorno, 2 giorni, un anno. Chiaramente quindi doveva imparare e mettere in pratica le cose che aveva imparato, a cacciare, ad uccidere, a procurarsi dei vestiti. Dopo questa prova sarebbe diventato sicuramente un guerriero provetto. Quindi mangiavano insieme nella mensa comune e per tanto tempo non rivedevano poi praticamente più i genitori e diventavano dei veri e propri guerrieri. C'era la gogè per i maschi, la gogè anche per le femmine, che era sicuramente, non aveva l'obiettivo di creare delle donne guerriere perché non c'erano, però di creare delle donne forti fisicamente. C'erano anche i giochi olimpici per far sì che poi diventassero delle madri forti e generassero dei bambini forti. Atene aveva invece un altro tipo, diciamo, di cultura, perché erano città-stato, quindi molto diverse. Era una città non votata alla guerra, ma al commercio, ed era una città forte soprattutto sul mare, aveva una flotta importante, mentre Sparta aveva l'esercito di terra fortissimo, proprio per questo motivo, aveva dei guerrieri che erano capaci di tutto. Si sviluppa quindi un sistema di governo che è la prima volta nella storia, il sistema democratico. Demos in greco è il popolo, il potere al popolo. Praticamente ci sono stati dei, non posso dirvi nel dettaglio, comunque nasce la democrazia in quanto gli uomini, potevano, tutti gli uomini ateniesi potevano votare indipendentemente dal reddito, quindi dal fatto che fossero poveri o meno. E avevano tutti, per un certo periodo, la possibilità anche essi stessi di poter essere eletti nell'assemblea, di poter votare i provvedimenti. È una cosa incredibile. Ecco, successivamente Atene diventa la città più importante, vince la guerra contro l'impero persiano, grazie anche a molte città che si alleano con lei. E il massimo splendore della civiltà greca si avrà nel V secolo quando Periche, che è questo ragazzo qua, questo signore qua, sarà al potere, fa delle riforme molto importanti anche a favore delle persone più povere, del popolo, e è il periodo in cui si sviluppa l'arte greca.
l'arte classica nel V secolo avanti Cristo. Abbiamo qua il discobolo, ragazzi, siamo 5 secoli prima di Cristo, guardate che sculture incredibili, e è proprio in questo periodo che probabilmente sono stati anche costruiti i famosi bronzi di Riace, che si possono trovare appunto a Riace, quindi più o meno qua in Calabria. Queste sculture che sono emerse negli anni 80 dal mare proprio. E nessuno sa esattamente chi sia lo scultore, cosa rappresentino, però vengono datate e probabilmente la data corrisponde appunto a questo secolo, al V secolo, in cui si ha una fioritura della letteratura, della cultura greca, dell'arte, incredibile, insomma, una civiltà veramente affascinante. Nel 338 avanti Cristo la Grecia viene conquistata da Filippo II di Macedonia e successivamente viene immersa all'interno di questo impero gigantesco che crea niente po' di meno che il famosissimo, grandissimo Alessandro Magno, che morirà giovanissimo, neanche quarantenne, a 33 anni dopo aver conquistato gran parte dell'Asia e ovviamente della Grecia. Nel 146 la Grecia, vedete, va sempre più in declino, diventa una provincia romana, conquistata dai Romani, e i Romani rimangono affascinati da questa terra, dalla sua lingua, dalla sua cultura. Successivamente inglobata nell'impero bizantino e nell'impero turco. Otterrà l'indipendenza dall'impero turco solo nel 1830, e inizia poi la storia, diciamo, più recente della Grecia, in cui andrò, insomma, sicuramente più veloce. Nella Seconda Guerra Mondiale la Grecia ha subito un'occupazione fortissima, terribile, da parte dei nazisti di Hitler e dei fascisti di Mussolini, che hanno, possiamo dire, occupato il territorio e si sono resi artefici di atti di violenza che rimarranno nella memoria dei greci a lungo. Finita la guerra, scoppia una guerra civile, che voi sapete essere una guerra tra greci contro greci, tra due schieramenti di persone che avevano entrambi combattuto inizialmente insieme contro i nazifascisti. Ecco una foto dei partigiani greci. E si creano questi due schieramenti che, se all'inizio avevano optato per essere contro ovviamente Hitler e Mussolini, litigano alla fine della guerra perché avevano due idee politiche diverse. Questi gruppi erano uno l'ELAS, Esercito di Liberazione Nazionale, che erano di sinistra, quindi volevano creare uno stato comunista. L'anno prossimo vedrete cosa vorrà dire, vedremo, mi auguro, cosa voglierà dire. Esercito di Liberazione Nazionale, che vuole creare uno stato progressista di sinistra. Invece l'EAM, che era un gruppo di conservatori appoggiati dal Regno Unito. Si crea questa guerra civile fortissima, brutale, per cui nel 1949 l'EAM vince e viene ristabilita la monarchia e per un periodo fortunatamente la pace. Queste immagini mostrano queste bambine che hanno perduto a causa della guerra civile le loro abitazioni e la povertà anche che deve sopportare la Grecia alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1967 si instaura una dittatura ferocissima, appoggiata dagli Stati Uniti d'America, tra l'altro, il regime dei colonnelli. Questa dittatura è una dittatura che utilizza la tortura, non c'è la libertà di stampa, non c'è la libertà di opinione, non c'è la libertà di associazione, siamo negli anni 60 e quindi insomma questo regime durissimo fa sì che il re sia costretto ad andarsene, il re Costantino II, e va in esilio con l'immagine dei carri armati nelle strade di Atene. Fortunatamente nel 1974 finisce la dittatura e viene proclamata la Repubblica. Nel 1981 la Grecia entra nell'Unione Europea, ma nei primi anni del 2000, a seguito della crisi del 2008, la Grecia subisce una crisi economica devastante, tutti i paesi europei, ma la Grecia in particolare perché la sua economia era già debole, che ha messo in ginocchio l'economia greca, che a stento ancora oggi prova a risollevarsi.